Questo accordo è stato scritto in accordo con la Confindustria, questa è la contraddizione, questo è lo schifo scandaloso che è stato fatto. È un mondo difficile e vita intensa. Felicità, momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma, sonata di vento. Brutte notizie per la destra, la sinistra c'è ed è fortissima, molto più di quello che noi ci aspettavamo. Quando ho scritto quell'editoriale me ne aspettavo la metà, e invece siamo proprio più forti di quello che pensavamo persino noi, figurati loro. Quale messaggio diamo alla sinistra, al governo Prodi e alla destra? Alla sinistra gli diamo il messaggio, se l'è dato da sola, sta qui, c'è, è forte e può far politica. Al governo Prodi che così non si può continuare, che non deve andare appresso a Montezemolo, ma deve dar retta al suo popolo, che è questo. E alla destra che se era illusa che faceva i conti solo col Partito Democratico e Veltroni, e cioè con un partito che ormai è quasi sulle sue posizioni, si è sbagliata. C'è la sinistra, i conti deve tornare a farli con la sinistra. La destra oggi è molto triste, credo. Che viaggi? Va abrogata, va modificata? No, va cancellata, no. Ma non solo la legge Biagi, non solo la legge Biagi. Cioè ci sono 10 anni di legislazione, Giorgio, che hanno distrutto i diritti del mondo del lavoro. Bisogna riscrivere la legislazione del lavoro, avendo in mente che quella precarietà che c'è oggi è un cancro dei diritti sociali del paese. E sulla dichiarazione di Prodi rispetto a questa manifestazione che non cambierà nulla? Vorrà dire che dovrà stare più attento a Mastella. Forse se fossi stato in questi mesi più attento alle manifestazioni, ai problemi della gente, e meno a Mastella, a Dini, forse durerebbe di più questo governo. Precaria? Sì, sono precaria. Che contratto hai? Un contratto a progetto rinnovato ormai per la terza volta, quarta volta. Dove lavori? Lavoro, faccio la ricercatrice storica. Invece il fine mese per noi sono cassi amari, perché per le bollette ci mancano i denari. Essere partecipata? Sembra. Sembra, è partecipata, una sovraimpressione è enorme. Quante persone, ancora una stima non c'è. Non sono in grado di dirgli, non so che ci sono dei treni che devono ancora arrivare. Ma i comunisti italiani adesso, rispetto all'unità della sinistra, come si pongono? Questa manifestazione mi sembra che la chieda. Ma noi la vogliamo, siamo fra quelli più convinti. Ci sono alcuni problemi ancora, ma secondo me superabili. Sulla lotta alla precarietà, lei non pensa che la sinistra debba ricominciare a... debba costruire una piattaforma comune e su questo dare battaglia? C'era una piattaforma, l'avevamo scritta assieme tutte le forze del centro-sinistra e parlava di superamento della legge. Me la ricordo. Pure c'è, solo il pure due... c'è stato solo l'accordo del 23 luglio finora. Ecco, solo che qualcuno è spergiuro della vita, purtroppo. Noi no. Sul precariato che sta massacrando tutti i nostri giovani, le famiglie, insomma, perché questa è la realtà del precariato, o si abolisce o gli si dà un termine, 36 mesi, per 36 mesi che sono tanti perché sono 3 anni, poi è finita, si diventa lavoratore a tempo indeterminato. Sull'ordinanza della CGIL a non esporre bandiere? Le bandiere non sono della CGIL, sono dei lavoratori, delle loro lotte, della storia del Novecento. La CGIL non ha nessuna proprietà, quello è un atteggiamento autoritario e intimidatorio, inammissibile. Salve, lei è sceso in piazza con la bandiera della CGIL nonostante il divieto, perché? Perché sono un operaio metalmeccanico, quindi non mi sembra una cosa non giusta non partecipare a una manifestazione contro la precarietà. Grazie. Segretario, sai che lei è stato il primo, se non uno dei primissimi, comunque a dire no al protocollo, a prendere le difese dei precari. Si sente una responsabilità particolare addosso? Io credo che la questione dei precari sia la vera questione sociale oggi di tutti i paesi industrializzati.
Non credo che il protocollo, col protocollo si possa dire che è stata risolta la questione del precario. Quindi l'obiettivo è quello di una nuova legislazione sul lavoro. In questo lo dimostra anche la manifestazione di oggi, la questione della precarietà è oggi particolarmente sentita dai giovani, dalle ragazze, ma direi un po' da tutti i lavoratori. Ai giovani oggi che si trovano in difficoltà, consiglia di rimanere in Italia, di andare all'estero, di lottare per arrivare a fine mese, da padre di famiglia? Io consiglio di lottare, perché questo è l'unico strumento che hanno a disposizione per cambiare la loro e la condizione più generale. Lei non crede che i lavoratori senza rappresentanza politica, una rappresentanza politica unita, rischiano di rimanere sempre perdenti rispetto alle posizioni di Confindustria e del patronato? Credo che questa manifestazione dia anche un segnale in questa direzione, nel senso che adesso è nato il Partito Democratico, che è il partito che si autodefinisce di centro-sinistra. Però si definisce anche quei distante tra lavoratori e Confindustria. Si definisce di centro-sinistra, per cui non c'è più una rappresentanza politica della sinistra. È paradossale rispetto alla storia del nostro paese e questo sta ad indicare che sia questa legge. Il sindacato intende investire su questo percorso, spingerlo, sostenerlo o rimarrete spettatori? Dal punto di vista sindacale il sindacato non può che essere un soggetto autonomo rispetto alla dinamica delle forze politiche. Però non c'è dubbio che dato che è iniziata una ridefinizione dell'assetto politico, l'assenza di una forza politica della sinistra sarà un problema. Sono metalmeccanico di Bergamo, RSU di una ditta di 130 persone. Lei che ne pensa dell'accordo? Ho detto anche in assemblea che è un accordo di merda. E lei ha votato no? Fuori di mare. Sì, ho fatto votare no anche i miei operai, 56 a 27. E che ne pensa del fatto che la CGIL oggi ha detto che non si potevano portare le bandiere? Una cazzata, perché io c'ho sul collo la CGIL. La CGIL non si può rivoltarsi contro gli operai, non dovevano votare l'accordo neanche come hanno fatto l'altra volta il 23 luglio, dovevano fare l'accordo separato, lasciamo votare agli altri. Secondo lei perché quando c'era Berlusconi al governo certi accordi non si firmavano, adesso sì? Perché quando c'è la destra, un governo di amico non si trova mai... Ci perdiamo sempre, ci abbiamo perso con Dini, con Prodi nel 94, ci stiamo perdendo adesso. Allora, la manifestazione sembra essere ben riuscita. Straordinariamente riuscita, cioè proprio al di sopra delle migliori aspettative ed è un segno positivo, cioè che la sinistra in Italia non è morta. Quindi la sinistra esiste ancora? Esiste ancora. Lei non pensa che adesso bisogna sostenere con più forza il processo di unità della sinistra? Assolutamente, ma deve essere un processo di unità serio, non delle incollature, come dire, opportunistiche. Io tu mi ti do una cosa a te, tu dai una cosa a me. Una unità su un programma serio. Lei non pensa che il lavoro debba essere centrale in questo deve programma? Deve essere centrale il lavoro, assolutamente, e deve essere centrale la questione del precariato, che oggi si pone come ai suoi tempi si pose la questione delle 8 ore. È una grande giornata di speranza per le lotte molto importanti che aspettano voi e tanti lavoratori in Italia e anche fuori in Italia. Io vi saluto, vi ringrazio di essere venuto qui e vi dico con vecchio motto, la lotta continua. Portatore sano di sicuro precariato e anche nel privato resto in prova e un incarico a termine lo so, ma ho molta volontà, non c'è pericolo.